Where you can stay in love with your heart and we'll meet one more time. Ehi ragazzi, sono io T-Black Game, bentornati a questo mio nuovo video. Oggi sono qui per parlare della patch 1.08, uscita il 12 marzo, sia su PlayStation 3 che Xbox 360, al peso di circa 40 MB. E prima di fare ciò voglio dirvi che domani, il 15 marzo, immagino su Xbox 360 sarà possibile giocare con gli sviluppatori del gioco, che giocheranno anche loro online, quindi sarà possibile incontrarli nelle diverse partite. Bene, in descrizione ho trovato un link all'articolo scritto su Anya, quindi potete seguire in parallelo quello che vi dirò semplicemente le cose un po' più importanti che interesseranno la maggior parte di voi, ossia le modifiche apportate alle armi e agli spawn, ossia del nascere i nemici. Per quanto riguarda gli spawn, sono stati migliorati gli spawn della modalità dominio, quindi sarà più difficile chiudere la squadra avversaria su una bandiera, perché se sarà per la squadra avversaria che viene chiusa sarà più facile liberarsi e quindi nascere da tutt'altra parte della mappa, quindi evitare di rimanere chiusi e continuare a morire per gli spawn trapper, ecco, così vengono chiamati. Mentre per quanto riguarda la mappa Hijacked, migliorati gli spawn della modalità demolizione e uccisione confermata, quindi sarà più difficile chiudere gli avversari all'estremità della mappa, che consentirà di avere un gioco un po' più equo senza fare spawn trap. Anche stessa cosa per quanto riguarda la mappa Standoff, qui però invece non solamente per queste due modalità, ma per tutte le modalità della mappa Standoff sono stati migliorati gli spawn. Le modifiche apportate alle armi, innanzitutto partiamo dalle mitragliette, le armi probabilmente più utilizzate in Black Ops 2. Le mitragliette depotenziate sono l'MSMC e il PDV-57, e secondo me le mitragliette più utilizzate finora. E vediamo che cosa è successo con queste mitragliette. È stato aumentato il rinculo, ecco, sfortunatamente non posso far vedere le differenze prima ante e post patch, perché non ho potuto registrare praticamente gli effetti di queste armi prima della patch, dato che ormai l'avevo fatta e non sono capace ad eliminarla, non avevo molto tempo. Per queste due armi, MSMC e PDV-57, è stato aumentato il rinculo. Per quanto riguarda invece le pistole, armi secondarie, è stata indebolita la CAP-40, la quinta pistola che spara in automatico, ed è stato diminuito il danno di quando applichiamo l'accessorio armi akimbo. Per quanto riguarda gli accessori, riguardo al mirino MMS, quello che ci consente di vedere attraverso i muri, e la specialità sangue freddo ci consentirà di essere completamente invisibili a questo mirino quando ci punterà attraverso i muri. Passando alle mitragliatrici leggere, potenziate il QBB, LSV e l'HMR, è stato aumentato il danno dalle medie distanze per entrambe le armi. Per quanto riguarda invece i fucili d'assalto, alcuni sono stati indeboliti ed altri potenziati. Vediamo quelli che sono stati indeboliti. Il FAL, o meglio, quando applichiamo l'accessorio selettore fuoco sul FAL, il danno viene ridotto. Se spariamo in modalità full automatica, completamente automatica, stessa cosa per l'SMR. Se qui applichiamo l'accessorio del selettore fuoco e speriamo in modalità completamente automatica, il danno viene ridotto. Per quanto riguarda invece il Type 25, è stato potenziato, si è alleggerito, quindi utilizzando il Type 25 potremo muoverci molto più velocemente, ed è stato aumentato il danno dalle medie distanze, mentre per lo Scaracca e lo SWAT 556 è stato aumentato il danno dalle lunghe distanze, quindi questi due fucili, compreso il Type, alla fine sono stati potenziati. Per quanto riguarda invece il fucile pompa, è stato potenziato solamente l'M1216, il quarto fucile pompa che spara raffiche di 4 se non sbaglio, ed è stato aumentato il danno dalle medie distanze. Per quanto invece riguarda i fucili di precisione, è stato modificato solamente il ballista, che è stato tra virgolette potenziato, o meglio è stato ridotto è stata ridotta l'oscillazione se applichiamo il mirino Iron Sight, ossia il mirino metallico, quindi togliamo il mirino di precisione, il puntatore, non so come lo volete chiamare, ecco. E se applichiamo l'accessorio mirino metallico, l'oscillazione è stata veramente in realtà di poco, comunque è stata ridotta, quindi il ballista è un po' più preciso. Per quanto riguarda invece la modalità zombie, sono stati corretti alcuni glitch nelle diverse mappe, sia dei Rise che Green Run, ed è stata aumentata, o meglio diminuita, la precisione di tutte le armi, o meglio di molte armi nella modalità zombies, soprattutto sulle armi, sui mitraglioni, ossia sull'HMR e sul RPD. Quindi se voi preferite usare queste due armi in zombies, vi accorgerete che hanno un rinculo veramente molto più elevato, quindi la precisione è stata veramente ridotta. Non so il perché, molte persone, compreso Next Gen Tactics Zombies, sono lamentati, quindi probabilmente aver fatto anche un video su Anya, saremo a vedere, ecco, cosa faranno gli altri ragazzi. Io sicuramente adesso non ho molto tempo di fare video anche per Anya.
Quindi altre correzioni che sono state apportate al gioco, le potete trovare nell'articolo su Anya. Queste qui sono le principali. Infine, un'altra cosa è stato anche modificato, o meglio aggiunte, sono stati aggiunti pacchetti mimetiche attualmente solamente su Xbox. Se volete vederli, cliccate nel link, vedete sull'immagine che vedete in questo momento, vi porterò al video fatto precedentemente dove vi mostrerò tutte le mimetiche, vi spiegherò tutti i pacchetti che hanno aggiunto. Quindi ragazzi, per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciare un mi piace qui, T-Black Game, al prossimo video.